casa. Paint Your Feet. Pregunta. Stile da vivere. Ci troviamo al centro storico di Siderno. Dai nostri pascoli la mozzarella ha un solo nome, Ilma. Dal latte fresco appena munto, direttamente sulla tua tavola. Ilma è non solo mozzarella, formaggi di ogni tipo. Ilma è genuinità a portata di bocca. Tutta la bontà del latte fresco nei prodotti Ilma. Caseificio Ilma, Contrada Vasì, Caulonia. Fresco in tutte le stagioni. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermonton Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. Alla rassegna stampa di questo sabato 12 agosto dagli studi centrali di Telemia. Andiamo subito a dare uno sguardo ai principali titoli dei quotidiani calabresi con Gazzetta del Sud. Titolo sottotestata Reggio Acqua, al via la lotta agli abusivi. Il comune ha deciso di chiedere il sostegno della prefettura. Altro titolo sottotestata, Gioia Tauro, le fiamme gialle sequestrano 220 kg di coca. Al centro fumata bianca, sanità in Calabria 1.495 assunzioni, il commissario Scura e la regione sbloccano 3 decreti dopo le polemiche e gli scambi d'accusa. E il Consiglio dei Ministri chiarisce, sul DCA 50 non serviva la firma di Urbani. La fotonotizia con i trasporti, treni e bus nuovi di zecca stanziati, 214 milioni di euro. La Regione Calabria punta a rinnovare il parco macchine. A spalla di Gazzetta, Reggio, un altro albero caduto in via Marina, Palmi, ricorso di Ippolito, il comune si opporrà. Infine Gioia Tauro, l'agenzia portuale è ancora zoppa. Locri, ortopedia da reparto, da lunedì il reparto resterà chiuso.
Passiamo adesso alla prima pagina di Quotidiano del Sud, che apre anche con Sanità scura dà l'ok alle assunzioni sbloccate finalmente dopo polemiche e pressioni le procedure. Oltre 1000 posti nel decreto che ridefinisce il fabbisogno di aziende sanitarie o ospedaliere. Previsto anche il reclutamento di tecnici e amministrativi. A Cassano precipita un ultraleggero, salvi gli occupanti, sono subito lanciati con il paracadute. Le storie, il mio amore per il riccioluto biondo degli Homo sapiens, poi cultura, grandi eventi, grandi esclusi e polemiche, pubblicata la graduatoria delle iniziative. Al taglio centrale, trasporti, Calabria più accessibile, cura di ferro, la giunta regionale approva un investimento di 214 milioni di euro. Incendi, fiamme inarrestabili, il presidente Oliverio chiede l'esercito. Chiudiamo con il taglio basso di Quotidiano del Sud, Reggio, crisi idrica ad Arghillà, tavolo in prefettura. Soddisfatto il coordinamento di quartiere che ringrazia e attende i risultati. E il Movimento Nazionale per la Sovranità attacca il sindaco per la situazione della città. Infine chiudiamo con Palermiti, intimidazione al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, raid sulle tombe dei genitori. Ritorniamo a Gazzetta del Sud per sfogliare l'interno. Raggiungiamo le pagine calabresi. Troviamo sanità, finalmente le assunzioni, 3 decreti firmati dal commissario e dal Dipartimento regionale, superata quindi l'impasse, durata 5 mesi. Tempi brevi per le selezioni, imposta alle aziende una ricognizione mensile. Sulla destra regione 200 milioni per comprare nuovi treni e autobus. Blitz della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane, ufficio antifrode, altri 2 quintali di cocaina sequestrati al porto di Gioia Tauro. I carichi di stupefacente avrebbero fruttato ai boss 44 milioni di euro. Un antico oceano fa tremare la terra in fondo al Tirreno, ieri mattina al largo di Paola, una scossa di magnitudo 4.3. In quella zona sono presenti anche 2 grandi complessi vulcanici sottomarini. In basso troviamo precipita l'ultraleggero, salvi i piloti che si sono lanciati col paracadute, succede a Cassano. Si sarebbe trattato di un volo addestrativo con decollo da Sibari. Andiamo alla cronaca di Reggio, con falde asciutte ma consumi anomali. Il comune chiede aiuto al prefetto, troppi allacci non censiti e usi impropri dell'acqua aggravano l'emergenza idrica. Invocati altri mezzi uomini e cittadini invitati a collaborare con l'ente. Diffusa poi l'illegalità e qui nell'occhiello troviamo l'appello. Riparato invece il nuovo guasto sul Calopinace, entro fine mese termineranno i lavori del bypass. Arriverà pure un'autobotte, caso Arghillà, verifiche in corso nei palazzi Aterp. Dal vertice in prefettura arrivano i primi segnali, aumentata la portata. E ancora il caso Acqua con Caracciolo all'attacco, tanti mesi per una misera ordinanza. La via Marina perde un altro dei suoi alberi secolari, con la complicità del vento crolla una palma, terzo caso nell'arco di circa un mese, l'episodio fortunatamente non ha provocato danni, traffico bloccato, in corso Matteotti per la rimozione. Mesiti e Tripodi, dirigenti sanitari e amministrativo. Il dirigente generale Giacomino Brancati mette in campo la squadra, ultimato quindi lo scacchiere delle nomine all'ASP. Istituita l'unità di gruppo per l'attuazione e il cronoprogramma dell'atto aziendale. Ferie revocate, insorge la CISL, ancora tensioni al comando dei vigili urbani. Il segretario aziendale della AFP Falcone contesta l'ordine di servizio. Voltiamo pagina con alcol test senza legale, la sanzione è nulla. Il giudice di pace accoglie il ricorso di un automobilista a cui la Polstrada aveva sospeso la patente di guida. La verifica deve essere effettuata alla presenza del difensore di fiducia e dopo chiaro avviso. Ancora con una cronaca di Reggio, cambiamo pagina, un poker per rilanciare il turismo. La Camera di Commercio ha tenuto a battesimo 4 nuove iniziative, istituzioni, enti territoriali e diverse associazioni chiamate a fare rete.
Laurea ad honoris causa al cardinale Ravasi, cerimonia all'Università Mediterranea, i ministri Fedeli Minniti presenti assieme ai vertici della conferenza dei rettori. Pasquale Catanoso è il rettore dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, lo troviamo nella foto. 10 talenti Made in Reggio, consegnati ieri i premi della Proloco. Ancora musical, stasera Il Principe Ranocchio a Catona Teatro. Un successo invece il saggio finale di danza Fata Morgana, stagione da incorniciare. Applausi ai maestri Antonio Chiriatti e Antonella Delfino. In fondo pagina ecco pagine note tra musica e libri, iniziative del Regio Miuli e il Maestrum. Raggiungiamo la Tirrenica, fare dell'accoglienza un'autentica opportunità, confronto, 5 frondi promosso dal Frantoio delle Idee, appuntamento nell'ambito di Borgo Futuro 2.0, radici e foglie nuove. Il sindaco Conia, siamo un comune che dice no a ogni forma di razzismo. Sant'Alessio ha assegnato al professore Salvatore Fazio il premio Tiglio d'Oro. Al centro, elezioni, ricorso di Ippolito alla TAR, il comune si costituisce in giudizio, il rinnovo dell'amministrazione comunale di Palmi è finito davanti ai giudici. Tra gli scenari ipotizzabili c'è anche quello di un ritorno alle urne. Santo Stefano d'Aspromonte, centro puli funzionale in 2 beni confiscati, la gestione affidata dall'amministrazione ad Attendiamoci Onlus. Il virgolettato, l'obiettivo è favorire nelle giovani generazioni la cultura della legalità. Fondo pagina Bagnara, articolo 1 pronto al debutto. Bagnara ancora a rischio grande sete per 3 frazioni, problemi idrici nelle zone di Solano, Ceramida e Pellegrina, 2 avvisi emanati da Palazzo San Nicola nel giro di poche ore. Restiamo sulla Tirrenica, Rosarno, centro sportivo si ricomincia, il comune avvia il riappalto dopo lo stop seguito dall'inchiesta Cumbertazione. Importo ridotto dagli originali 7 milioni a circa 6 milioni. La ditta, in origine aggiudicataria dei lavori, fu coinvolta nelle indagini. Gioia Tauro, Porto, agenzia ancora zoppa, non c'è traccia del regolamento. A settembre il nuovo organismo dovrebbe diventare operativo. MCT non ha inviato il libretto con le mansioni dei lavoratori, pagati i bonus per coloro che hanno accettato invece il licenziamento. Leggera flessione di movimenti dei contenitori in questo primo periodo di agosto. Cambiamo articolo con la sfida dei cantieri scuola, i progetti dell'Associazione Santa Giorgia e dintorni, varato il programma delle attività previste sul territorio. A Rizzì con il abbraccio agli immigrati di ritorno, organizzato dall'Associazione di Franco Corbelli, l'annuale tour per fare loro apprezzare luoghi e sapori mai dimenticati. Infine l'appuntamento, oggi alle 18.30, servizi sanitari nella Piana, gran consulto a Giffone, l'iniziativa promossa dall'Associazione Comunità Parallela, riflettori puntati anche sull'unità operativa di emodialisi di Taurianova. Raggiungiamo la Ionica che apre con l'ospedale di Locri, ortopedia lunedì reparto chiuso, nuova emergenza quindi all'ospedale di Locri a causa dell'endemica carenza di personale medico. Ricoveri già bloccati, i pazienti da operare dovranno essere trasferiti. Da un paio di giorni è in servizio un solo medico, ovviamente impossibilitato a coprire tutti i turni. Locri, ZES per la Locri dell'ultima speranza, calabrese a Cannizzaro, proposta che corrisponde alle esigenze del territorio. Nella foto il primo cittadino di Locri. La zona economica speciale di Gioia Tauro deve comprendere anche la provincia ionica, il virgolettato di Giovanni Calabrese. Melito Porto Salvo, donna salvata in mare, portata a braccio al pronto soccorso, non c'erano ambulanze disponibili. Autore del gesto di grande altruismo, il maresciallo della Guardia di Finanza, Luca Michelatta, vediamolo anche nella foto. Montebello, la festa dei fossatesi, gemellata con Cuba. Raggiungiamo Cundofuri, pittura a cielo stellato nel borgo di Gallicianò, tra arte e astronomia, grazie alla postazione curata per l'occasione dal Planetarium Pitagoras. Marina di San Lorenzo, in migliaia in spiaggia per la notte delle stelle, poi palizzi, cinema in piazza e maleducati. Non si può giocare a palla durante le serate del PIF. Ancora pagina ionica, locali e musica, tutti contro food a Siderno, fanno discutere le 2 ordinanze che pongono limiti alle emissioni rumorose. Opposizioni concordi, provvedimento ad personam contro un solo ritrovo. Contestata tra l'altro l'assoluta mancanza di protesta scritta e quindi documentabile.
A Roccella Ionica, nuoto in ricordo di Andrea Arena, centinaia di persone al memorial nel nome del poliziotto scomparso. In basso Siderno, commissariato Cannarella e il nuovo dirigente. A Caulonia Tarentella, budget ridotto ma garantita per 3 anni. Caulonia, il festival si svolgerà dal 26 al 29 di agosto. Il direttore artistico Mimmo Cavallaro presenta oggi i programmi e gli ospiti. A Placanica, cinghiali in un pozzo imbracati e salvati. Complessa operazione, alcuni cacciatori li hanno tirati fuori senza ricorrere però all'anestetico. I brevi di cronaca, premio Roccella, la memoria di Sisinio Zito, Siderno, festa del turista domani in piazza San Giovanni di Gerace, oggi l'escursione Sciallata Day e poi Placanica, crociata antincendi a dialogo del TG1. L'ultima notizia della Gazzetta del Sud, ritorniamo quindi al Quotidiano del Sud, raggiungendo le pagine della Calabria. Zoomiamo sull'articolo Sanità scura sblocca le assunzioni, via libera ai direttori generali di aziende sanitarie e ospedaliere dopo tante polemiche e molte pressioni, oltre 1000 i posti che sono previsti dal nuovo decreto, ridefiniti i fabbisogni. Una boccata d'ossigeno per il pugliese Ciaccio a Catanzaro, altri 2 decreti anche tecnici e amministrativi. Ancora SOS incendi, le fiamme sono inarrestabili, continua l'emergenza roghi in tutta la Calabria, la provincia di Cosenza fortemente colpita, bruciano la Sila e il Pollino. Nel Cosentino 40 richieste di soccorso ai vigili del fuoco, 25 in evase. Oliverio chiede l'esercito. Pappaterra, mani criminali dietro i roghi, catastrofe, figlia di scarse risorse umane, l'intervista nell'articolo. E ancora a Catanzaro, abitazioni a rischio nel territorio di Andali, distrutti, ettari di macchia mediterranea, emergenza in provincia. Trasporti, una Calabria più accessibile, è di 214 milioni di euro l'investimento approvato dalla Giunta regionale. Il programma sarà finito nel 2021. Saranno acquistati 22 treni moderni e nuovi tram per le metropolitane di Catanzaro e Cosenza. Musmanno, il virgolettato, una vera cura del ferro. Troviamo anche la polemica, la regione esclusa dall'alta velocità, il capogruppo di FI alla regione Nicolò contro la decisione della CIPE. Ancora trasporti, aeroporto, il comune di Crotone è pronto a entrare in SACAL, il sindaco pugliese annuncia la scelta assunta per togliere qualsiasi alibi. Il comitato cittadino aeroporto contro Bianchi, la sua una voce fioca, non si è mai spesa. Musica e società, cambiamo pagina, Maurizio Nuti e sua madre Maria Luisa hanno scelto di vivere a Rovito, nel Cosentino, ho detto sì al biondo riccioluto. L'amore tra la ginecologa Maria Gabriella Milito e il chitarrista degli Homo Sapiens. Catanzaro, tesseramento farlocco da evitare, il 18 arriva il commissario d'acta in vista del congresso provinciale, duro documento dei giovani Dem che contestano però la guida politica attuale. Giunta regionale a Russo, la delega alle attività produttive. Al taglio basso Cassano cade un ultraleggero, salvi 2 occupanti, giù con il paracadute. E ancora a Catanzaro anche la caposala torna libera nell'inchiesta, urla silenziose sulla clinica San Vitaliano. Paziente affetta da SLA maltrattata, si ridimensiona quindi il quadro cautelare. A Gioia Tauro sequestrati 220 kg di cocaina, nuovo sequestro di droga al porto dalla Guardia di Finanza, erano contenuti in vari borsoni e suddivisi in 200 panetti, avrebbero fruttato 44 milioni di euro. Antimafia, 'ndrangheta stragista dopo l'inchiesta a fare luce su Pace, Mattiello in commissione. Palermiti, raid sulle tombe dei genitori del responsabile dell'UTC, a distanza di un anno il secondo episodio. Cultura, grandi eventi, grandi esclusi, il teatro del capoluogo non avrebbe presentato alcun progetto. A Catanzaro, settembre al parco e il Politeama restano fuori dai finanziamenti regionali. Il bando iniziative culturali, pubblicata la graduatoria, 1,5 milioni per le rassegne di rilievo internazionale, altri 2,3 milioni per quelle nazionali e regionali.
A San Giovanni in Fiore in Sila nidifica una nuova specie di uccello, ecco la passera scopaiola. Le prime notizie storiche risalgono al 1899. A Rossano dal comune manifestazioni stop agli alcolici in vetro e lattine. La storia, una favola bianconera per Michela, è figlia di un catanzarese, la nuova centrocampista della Juve femminile. Dai calci in spiaggia a Selia Marina a Vinovo, il Vulcano Franco pronto al debutto. Pagina di Reggio, Rizziconi, eventi estivi sottotono dai commissari, 0 euro. Pazzano, la prima pilota calabrese di droni e la 18enne Maria Pia Russo. Crisi idrica, acqua a tavolo in prefettura, coordinamento di quartiere ringrazia e attende risultati. Intanto MNS critica il sindaco Falcomatà per la situazione della cittadina. Emergenza crollo alberi davanti al Miramare, palma caduta sul lungomare. Forza Italia, Nino Foti nominato vice nazionale enti locali. Ancora nelle pagine di Reggio, con la raccolta rifiuti, una cartolina da San Gregorio. L'associazione La Cosa Pubblica invia un ricordo al sindaco. I mancati controlli da parte del comune coperti e travisati dalla propaganda. Sociale, PON, inclusione, il consigliere Quartuccio, Reggio più vicina agli ultimi. Andiamo nella provincia, San Lorenzo, migliaia per le stelle cadenti e sicure, notevole afflusso di turisti sulla spiaggia per la notte del 10 agosto, in campo forze dell'ordine, polizia locale e associazioni di volontariato. In Aspromonte intanto dallo stretto il Gambarie Park, iniziativa finalizzata dalla Fondazione Franza Mantacena. Raggiungiamo la pagina dedicata alla Locride, ardore sì alla ZES, occasione di rilancio. Il presidente regionale di ANAS sposa la proposta rilanciata da più parti. Esorbara, Locride mai più schiava di un assistenzialismo nazionale. Monasterace e Taverniti invita ad aprire la sala anche per un giorno. Stiamo parlando del mosaico dei draghi, dei delfini. Fidi, Fratelli d'Italia sprona la soprintendenza. Ancora Monasterace ha segnato l'appalto per il centro lombardo. Caulonia, Don Mer Merola ritira alla villa il premio San Martino. Raggiungiamo la notizia di Pazzano. Ecco la prima pilota calabrese di droni. La 18enne Maria Pia Russo ha conseguito il brevetto di APR. Nella foto vediamo la giovane ragazza di Pazzano. Cinque frondi, apriamo con la piana, accoglienza, sfida e necessità. A Borgo Futuro 2.0 le associazioni si confrontano sul tema, le esperienze positive di Giosa Ionica e quelle negative di Caulonia e Feroleto. A Giffoni, ospedale di Polistena ed emodialisi, le due criticità al centro del dibattito, al convegno il sindaco ed il responsabile dell'unità operativa. Sinopoli, domiciliari per disturbo alle persone. Rizziconi, quando estate fa rima con austerity. Il commissariamento del comune mette la sordina alla programmazione. Poche, molto dimesse le iniziative promosse da qualche associazione senza contributi. La pagina dedicata al Vivonese, provincia, niente stipendio fino a dicembre, sarà presente Niglia per Armellino, la situazione trigica, tragica, i dipendenti convocano d'urgenza un'assemblea per lunedì prossimo. La denuncia, l'ARPACAL pronta a chiudere i laboratori, grido d'allarme di Mangialavori, depauperato il dipartimento di Vippo. Chiudiamo dando uno sguardo al sito web di Telemia, la nostra emittente, che apre in evidenza Cabania Caulonia, la risposta degli organizzatori ai giornalisti. L'amministrazione comunale di Caulonia, solo per amor di verità e di rispetto verso tutta la comunità. Sanità, il dottor Pasquale Mesiti e la dottoressa Elisabetta Tripodi, nominati direttore sanitario e amministrativo dell'ASP 5. Raggiungiamo la bacheca dove troviamo l'amministrazione comunale di Caulonia, solo per amor di verità e di rispetto verso la comunità tutto, poi Calabria, incendi, stop ai tagli boschivi attorno ai parchi, lo chiede parentela il Movimento 5 Stelle a Oliverio. ZES, ultima speranza per la Locride, l'appello di sindaco di Calabrese di Locri, Torrenova, polemica politica, il video all'interno dell'articolo. Cronaca, precipita ultraleggero, salvi i due occupanti. Attualità Bivongi, paese del vino e dell'acqua, l'articolo di Ugo Franco.
Gli appuntamenti in programma TV domenica in piazza su Telemia questa settimana sarà in diretta da Siderno Superiore. In ricordo di Emily, domenica è la seconda edizione sul lungomare di Locri, lato sud. Chiudiamo con la notizia sportiva, eccellenza, il Siderno continua la preparazione. Con questa notizia è tutto, grazie per l'ascolto. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. A due passi dalla storia millenaria di Locri e Pinzefiri c'è Agriturismo Rutolo. Tutto come madre natura ha creato. I frutti della terra a chilometro zero, direttamente alla tua tavola, dall'olio al vino, agli ortaggi, per dare ancora più risalto al nostro ristorante, dove si possono gustare i piatti prelibati dell'antica tradizione calabrese. Le nostre camere, munite di ogni comfort per un sano relax, immersi nella natura della terra dei greci. Agriturismo Rutolo è frutto di fatica quotidiana, dove il sudore stilla goccia a goccia per donarvi un prodotto di assoluta genuinità. Agriturismo Rutolo. Contrada Rutolo, Moschetta di Locri. Tutto come un tempo. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare, è dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità, è autorizzata dalla Regione Calabria. Per info contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi, abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia
Grazie a Papa Andrea Couture. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lochi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.